quelli del Tordino continuano a portare la loro opera di sensibilizzazione e informazione a proposito dell'8-0, le strade che dovranno scorrimento veloce che dovranno passare sui lungofiumi, il Tordino e il Vezzola, i fiumi che da secoli attraversano da ambo i lati la città di Teramo. Quelli del Tordino, lo sapete, sono un comitato di ambientalisti sorti sulla scia del progetto dell'amministrazione comunale, il 8-0 appunto, e sono contro il 8-0 e propongono un tracciato alternativo. Hanno cominciato la loro opera di sensibilizzazione prima sotto i portici del Banco di Napoli sul corso Teramano e adesso si sono spostati nel quartiere di San Berardo. Qui abbiamo sentito alcune persone che guardano incuriositi i cartelli esposti dal comitato. Molti non conoscono il progetto dell'8-0, alcuni ne hanno sentito parlare in televisione o dai giornali. Pochi però sanno a che cosa serve, qual è il tracciato che questa strada seguirà e soprattutto non tutti conoscono fino in fondo l'ampiezza di questo progetto. Alcuni sono d'accordo, altri meno, ma quasi tutti, per la maggior parte, pensano che i fiumi debbano essere tutelati. Scusate, voi conoscete il tracciato dell'8-0? Sì, grosso modo sì. Vi siete informati voi o vi hanno informato? Ci siamo informati e ci hanno informato, insomma abbiamo seguito un po' di storie varie. Cosa pensate a proposito? Che è un'assurdità, sinceramente. Perché? Perché secondo me dovrebbero proprio escludere il traffico dalla città. Essendo Teramo una città antica, piccola, e ridarla un po' ai cittadini, insomma. Lei a proposito invece cosa pensa? Naturalmente è un pensiero analogo. Io credo che i fiumi debbano rimanere quelli che sono, anzi valorizzarli nel loro aspetto, non castigarli in questa maniera. In definitiva, in certo senso sono contro queste iniziative, preferisco conservare, no, valorizzare certi aspetti nostri, certe peculiarità nostre. Si rovina tutto il fiume, già si sta rovinando, fammi filmare. L'8-0, lei lo conosce? Ho sentito parlare perché dovevo comprare un pezzettino di terra e mi avevano detto di questa strada che stava per passare. E conosce il tragitto che seguirà questa strada? No, questo no, so dove poteva passare, vicino al ponte a catene, giù. Cosa ne pensa? Complessivamente. Complessivamente io sono per l'ecologia, no? Come vediamo lì da quel cartellone che rovinerebbe il fiume, insomma, già per quel poco che ci è rimasto. Non so nemmeno cosa sia. L'8-0, non sai cos'è? No. Ma non l'hai mai letto sui giornali? No. Perché? Non ti interessa? No, non ho idea di cosa sia. L'8-0 lo conosci? Cioè, sono delle strade. Come? Che passeranno, che circonderanno Teramo. Pensi che siano delle belle cose o no? Cioè, no, perché per me Teramo deve rimanere una città come adesso. E quindi cosa pensi che dovrebbe essere fatto sui lungofiumi, invece di strade? Cioè, si dovrebbero costruire, ma in modo adeguato, cioè, da non riempire la città di strada. Il 8-0 lo conosci? Sì. Sai dove passerà? Non lo so di preciso, però la voglio sapere. Conosce il progetto L'8-0? Ho letto il volantino che va in giro. Cosa ne pensa? Non lo so. Le devo dire, il verde sta finendo. Che possiamo fare? Lei pensa che invece di costruire strade si potrebbe, non so, fare dei parchi o cos'altro? Forse qualcosa di diverso dalle autostrade. Conosce il tracciato dell'8-0? Non hai mai letto nulla, non si è informato su questa cosa? No. Sa cos'è però il 8-0? No. No, neanche? No. Sono delle strade che passeranno sui lungofiumi di Teramo. Sì, ma qualche volta lo sento in televisione. Cosa ne pensa lei? Si è fatto un'idea? È una cosa buona. È una cosa buona? Sì, snellisce il traffico. L'8-0? Penso che veramente io non so che cos'è, però sono delle strade che attraverseranno, che circonderanno la città di Teramo. Beh, penso che saranno utili per la città di Teramo, per
liberare parecchie strade che i bambini non possono giocare lì perché passano le macchine. Voi conoscete il tracciato dell'80? Beh, il tracciato che lo vedo, l'ho visto là, grazie, adesso lo vedo. Adesso l'ha visto? Sì, sì, adesso l'ho visto. Prima però non lo conosceva? No, no, prima no. Sa comunque di che cosa si tratta? Sì, per giù sento parlare molto in televisione, eccetera. Lei si è fatto un'idea, cosa ne pensa di questo progetto? Ma per me i parcheggi si rivolgono. E le strade? Pure. Allora, queste strade verranno costruite sul lungo fiume ed è qui un po' con la diatriba che è nata. Si dice insomma che così i fiumi verranno stravolti, verranno sconvolti. L'acqua non ci passa più. E allora, lo so, quella poca acqua li incanaliamo sotto, o no? È proprio il periodo del centro storico, capito? Ma scusa, questa strada dove passerà? Dove stanno quelle catene? Dove stanno quelle catene? Non mi sembra più. Così lo muovo.